E salve a tutti ragazzi, io sono BackPC e benvenuti nella seconda parte del mio tutorial sull'editor dei tracciati di Forza Horizon 4. Se vi siete persi la prima parte dove mostro le basi principali dell'editor, trovate il video sotto in descrizione o nelle tab dei fine video. E partiamo subito con un piccolo aggiornamento dal precedente video, dove infatti possiamo vedere che i nostri miglia su 64 km sono stati tradotti correttamente e adesso sono chilometri su chilometri. Insieme a questo è stato aggiunto anche un contatore per i checkpoint che abbiamo piazzato e un massimo numero di checkpoint che possiamo piazzare. Inoltre adesso possiamo riavvolgere durante l'editor liberamente e il gioco non ci fermerà dall'ultimo checkpoint che abbiamo piazzato. Infatti se riavvolgiamo prima di un checkpoint adesso questo verrà cancellato. Se ovviamente annulliamo il riavvolgimento possiamo far rimanere il nostro checkpoint senza dover riposizionarlo. Ma se vogliamo cancellare una parte precisa del nostro tracciato, possiamo semplicemente fare inversione e tornare indietro. E tornando indietro anche la nostra traiettoria precedentemente descritta verrà cancellata. Se abbiamo piazzato un checkpoint, il percorso non si cancellerà e verrà segnata come una continuazione del nostro percorso. Creare un tracciato con questa inversione di marcia è possibile, ma sconsiglio vivamente l'utilizzo, dato che sia al gioco sia ai bot non gli piace molto fare questo tipo di manovra. Tornando al posizionamento del checkpoint, essi possono essere posizionati in un qualsiasi terreno, che sia percorribile dall'auto. Infatti muri, case e alberi bloccano le bandiere dei checkpoint, ma i muri in pietra e le staccionate che possono essere distrutte vengono trapassati tranquillamente dalle bandiere. Restando nell'argomento dei checkpoint, ci sono molti aspetti che devono essere considerati mentre si crea un tracciato, dato che la maggior parte delle strade non presentano pareti indistruttibili e molti piloti possono creare scorciatoie avendo una buona conoscenza della mappa di gioco. Sicuramente i tracciati ufficiali possono essere un buon esempio da prendere spunto, ma non possono essere considerati perfetti. Una buona strategia nel posizionamento dei checkpoint è quella di posizionarne uno a metà di ogni curva, in modo da costringere le auto a seguire una traiettoria che percorra tutta la curva per evitare di perdere velocità o evitare di mancare completamente la curva. Inoltre, la traiettoria descritta durante la creazione del tracciato è il percorso seguito sempre dai bot. Infatti non importa se c'è un checkpoint subito dopo un labirinto di curve di alberi a fianco alla nostra strada. Se il percorso indica di andare là, i bot seguiranno la traiettoria, almeno ci proveranno al limite delle loro capacità. In questo modo si può rendere completamente fuori uso qualsiasi bot o rallentarli così tanto da renderli praticamente innocui. Questa tattica è utilizzata molto nei tracciati personalizzati che vedrete pubblicati online. Essi infatti permettono di impostare la difficoltà massima dei bot, garantendo di vincere sempre e ovviamente senza sforzarsi più di tanto. State attenti quando provate questi percorsi personalizzati e seguite sempre la strada più veloce nel checkpoint successivo. Infine rispondo alla domanda che mi è stata chiesta nei commenti del video precedente che cita: non si capisce come fare, dove si salva l'evento, dove lo si va a trovare? Allora, se per evento intendi un percorso appena creato, puoi trovarlo nella creazione del blueprint nella sezione percorso. Oltre a creare il tuo evento con il tuo tracciato, puoi trovare anche quelli creati dagli altri giocatori. Infatti possiamo trovare gli eventi più giocati del giorno, del mese o di tutti i tempi, oltre a quelli creati dai nostri amici, dove verrà indicata anche classe, stagione, selezionata, i giri se si parla di un circuito o i chilometri se si parla di uno sprint, e verrà indicato il percorso se esso è stato personalizzato o meno. Ricordo inoltre che durante la guida libera possiamo avere questa piccola icona che ci indicherà che qualcuno nella nostra lobby sta cercando giocatori per una gara. Lo troviamo anche indicato quando apriamo la mappa. Una volta selezionato possiamo vedere il nome dell'evento e di cosa si tratta. Una volta accettato l'invito possiamo scegliere la nostra auto per l'evento e io consiglio sempre di ordinare per classe in modo da capire la potenza massima consentita dall'evento, perché a volte non è ordinato proprio correttamente.
E per questo è tutto, se avete delle proposte per ulteriori spiegazioni su Forza Horizon 4 o altri giochi, potete scriverle nei commenti. Per altri aggiornamenti sui prossimi tutorial e guide, potete iscrivervi al canale o seguire la pagina di Facebook in descrizione.